Mamma, oggi a scuola abbiamo parlato di come nascono i bambini, Bravo. ma tu ti ricordi il giorno in cui sono nato E chi io? se lo scorda? 25 maggio 1984, ristorante osteria numero 5, paraponzi ponzi po. Ore 20 e 47. Beh, è bello però qua, no Marì? Che c'è? Oddio mio, che Dio è successo Marì? Si sono rotte le acque. E vabbè, ordiniamo le altre. Cameriere, una bottiglia d'acqua a mia moglie. Si sono rotte le acque, coglione, sto partorendo. Madonna mia, i capelli. Signori, qual è l'urgenza? Dottor, per favore, dottor, mia moglie sta partorendo. Si sono rotte le acque. Ma le acque erano assicurate almeno? E c'è greggio e soglia che ti avete finito? Bene, ma non dirmi il foglio, sto partorendo. Signora, respiri forte, signora. Forza, forza, forza. Respiriamo forte. A chi stai chiamando? Al commercialista, che da domani scatta l'assegno familiare. Signora, spingi, signora. Vedi che nella vita mia già c'è uno stronzo, sa mio marito, casomai deve uscire un altro. Ah, mo, ho sentito stronzo, mi ha chiamato. Dottore, aiuta mio marito, per favore, dottore. Che devo fare allora, signora, devo chiudere o no? Sì, dottore, nel caso muore si reincarna mio figlio, esce coglione pure questo. Ma tu mi consporti, signora, mena, morta, almeno mena. È arrivato il momento di uscire. Fuori ci sarà un mondo meraviglioso. Signora, forza, non ti mi consporti. Esci da questo corpo. Ma chi rimorto l'ognuno, veniamo a casa stasera, te già piccolino. Io non ti permetterò di far arrabbiare la mamma. Rimettetemi subito dentro. Rimettetemi subito dentro. Grande dottore, ce l'abbiamo fatta. Ma bravo pure lei. È stato bravo. Infatti, bravo soprattutto lei. Complimenti veramente, bravo. Quali bravi? Dottore, dammi subito mio figlio. Che io l'ho partorito per fare in culo tu e mio marito.